mister Emanuele Troise nella conferenza stampa pre-gara di Triestina-Mantova, 38esima giornata della Serie C 2020-2021. Mister, partita determinante per i playoff. Come ci arriva il Mantova? Beh, è stata una settimana che ci ha visto in qualche modo costretti a provare sul campo altre soluzioni e comunque ho visto i ragazzi come sempre molto disponibili e molto concentrati. Basterà un punto. Questo potrebbe indurvi a un atteggiamento conservativo. Beh, per quanto riguarda la proposta calcistica, no, è una cosa che non abbiamo mai fatto e cerchiamo di distribuire in modo molto uniforme ed equo quelle che possono essere le situazioni che potremmo ritrovarci in campo. Poi il resto, secondo me, inevitabilmente lo farà la posta in palio. Quanto peseranno le tante assenze? Ci siamo concentrati sui presenti, bisogna far leva su quello, è una partita 90 più recupero e quindi non abbiamo, ecco, in qualche modo fatto pesare quelle che continuano ad essere situazioni che ci costringono a cambiare, a trovare, ripeto, altre soluzioni. E poi, come spesso è successo, tutti si sono fatti trovare pronti e sono convinto che chi scenderà in campo sarà all'altezza. Beh, Che Triestina si aspetta. una squadra che in casa difficilmente è venuta a mancare in termini di risultati, ma anche nella proposta del gioco. Comunque è uno stadio che gli permette di sviluppare al meglio le proprie caratteristiche, è una squadra comunque costruita per questo obiettivo, ha delle individualità importanti, quindi considerata la posta in palio, mi aspetto comunque una squadra che andrà alla ricerca di 3 punti. Solo 2 punti raccolti nelle ultime 5 gare. Calo fisico a pagamento o cos'altro? Beh, vale un po' per il discorso delle assenze, è una situazione che ci dobbiamo lasciare alle spalle in questo momento perché tutta l'energia e tutta la concentrazione e lo sforzo ci servirà nella partita. Cosa significherebbe per voi l'approdo ai playoff? Beh, andrebbe a completare e gratificare fino in fondo quello che è stato l'impegno e lo sforzo profuso in questa stagione da parte di tutti noi.